Doppio chilometro con l'autostart per Cavalli. Digi 3 anni, 9 al via. Favori del pronostico nettamente orientati su Lester Pigott, il Daguerre Rapide della scuderia Malou. Enrico Bellè in sediolo. 4,70 Lavinium, Biagio Loverde. 9,90 Luxor delle Badie. Via la macchina. Brillante al via Lester Pigott. Problemi per il numero 8, la Motta Valma. Male in partenza il numero 7, la Motta Fez. Al comando il favorito Lester Pigott nei confronti di Liston QF, al largo del quale si impegna Lourdes Pons. In corda rimane Lavinium a precedere Lumen Lune. Al largo Luxor delle Badie, che si impegna per corsia esterna. 432,6 Lester Pigott al largo Luxor in corda Liston QF. All'esterno Lourdes Pons, poi Lavinium, Limoneta e da chiudere Lumen Lune. 4 pariglie quando i cavalli sono sulla piegata. Il Daguerre Rapide della Malou a menare le danze nei confronti del Varenne della scuderia Le Badie. In corda rimane Dario Battistini con il suo Liston QF, all'esterno Lourdes Pons. Terzo in corda il controfavorito Lavinium, poi il resto della compagnia. Cavalli che transitano a metà corsa in 1,20 complessivi. Con il favorito Battistrada. Lo schema rimane il medesimo quando i concorrenti affrontano la penultima piegata. Lester Pigott, Luxor delle Badie, Liston QF, Lourdes Pons, Lavinium, Limoneta, Lumen Lune, da chiudere il numero 7, la Motta Fez. Adesso accelera il favorito. Lo segue per corsie esterne Luxor delle Badie in corda Liston QF. Poi Lavinium a tre quarti della retta opposta. E quando i cavalli attaccano la piegata finale, si staccano in lotta Luxor delle Badie e Lester Pigott. Poi gli altri capeggiati da Liston QF. Tre quarti della piegata finale, si entra in dirittura di arrivo con Luxor delle Badie che insiste al largo di Lester Pigott. Sta passando Luxor delle Badie sul favorito Lester Pigott. Luxor delle Badie contro Lester Pigott che prova a rientrare all'interno. Luxor in vantaggio nei confronti di Lester. Poi Lavinium. Luxor delle Badie. Lester Pigott. Lavinium. 2,34,8 riferimento cronometrico. Bella prestazione del Varenne di Bjørn Lindblom, che gira di fuori tutta la corsa. E poi negli ultimi 400 metri mette in difficoltà e poi batte il favorito Lester Pigott. Terzo il numero 9 Lavinium. 4-2-9 il probabile ufficioso arrivo.